Innanzitutto ringrazio le organizzazioni sindacali che ci hanno invitato ad essere presenti oggi e noi abbiamo risposto molto volentieri. È una grossa avvertenza, forse quella in questo momento più significativa, parliamo di oltre 150 persone, quindi famiglie, che vedono in un passaggio delicato messo a rischio il proprio posto di lavoro. Poi per la Regione c'è ancora di più, perché è un modello di organizzazione dei servizi che ne esce penalizzata con un trasferimento di attività fuori dal nostro territorio. E noi siamo convinti che vada affrontata con un doppio livello, uno al tavolo, dove è bene che chi viene al tavolo e si confronta con la Regione mantenga poi gli impegni che prende. Il primo tavolo sono stati fatti determinati ragionamenti che poi abbiamo visto sono stati smentiti, quindi li richiameremo, qui sarà l'assessore Bravi che sta seguendo l'attività sui tavoli nazionali, sui tavoli regionali, a fare il suo lavoro. La Regione la parte sua la fa di sicuro, ma a noi ci interessa, insomma, poter avere un'interlocuzione chiara, trasparente, con chi non ci cambia le carte in tavola a giro di poco tempo. Secondo, per noi è altrettanto importante un'interlocuzione di carattere nazionale con l'amministratore delegato di Conad, perché vorremmo far capire che quello che si sta facendo non solo danneggia 166 famiglie marchigiane, ma probabilmente danneggia anche loro. Li danneggia in termini di immagine, su come gestiscono un passaggio così delicato, li danneggia forse anche in termini pratici, abbiamo ascoltato oggi, perché forzare su una logistica che ha sempre funzionato significa poi mettere in difficoltà i punti vendita nella loro attività e quindi un'immagine negativa riflessa su Conad stesso. Speriamo, insomma, che questa richiesta venga presto esaudita, insomma, che possiamo incontrarci, possiamo fare questi ragionamenti sicuri, insomma, che stiamo lavorando per una cosa giusta, che non stiamo forzando un'azienda rispetto alle proprie attività, stiamo chiedendo di mantenere quel livello di relazione, di lavoro che c'era nel territorio, che ha sempre fatto funzionare bene le cose.